Una classica formato Cineteca. Era lo scontro fra le grandi superstiti di Coppa. L'Inter, alla ricerca del glorioso passato dei Pacchetti e dei Mazzola, e la Juventus, alla caccia di uno slam di trofei inaugurato dai Bettega e dagli Zoff. Facciamo un po' il gioco. Domando dell'Inter a Bettega e la Juventus a Facchetti. Sarà più stanca la Juventus o l'Inter dopo il ruolo di Coppa, secondo lei? Ma è difficile, direi che tutte e due possono avere delle scorie fisiche, ma sicuramente un grosso morale. Io, se devo parlare dell'Inter, sarei preoccupato come juventino, perché se dovesse giocare come mercoledì sarebbe una brutta gatta. Questa Juventus ha dimostrato che quando è una partita importante sbaglia poco, Giacinto? Sì, in effetti, ecco, per quanto riguarda chi ha speso di più, credo che sicuramente ha speso di più l'Inter mercoledì. E in effetti la prima parte della gara sembra proporre due squadre non al massimo delle energie fisiche e nervose. Svettano le opposte difese e il gioco viene espresso soprattutto a centrocampo, con la Juventus in grado talvolta di avvicinarsi pericolosamente a Zenga. Tardelli è l'anima degli attacchi bianconeri. Collovati devia una sua incornata. A Rossi e Briaschi stoppati sono centrocampisti e difensori, vedi Tardelli e Cabrini, a inseguire il gol. L'Inter non attende passivamente il suo momento e passa nella prima circostanza in cui riesce a prodursi in profondità, con Altobelli. È un malinteso fra Tardelli e Caricola a lasciare libero il centravanti. La Juventus reagisce e agguanta il pareggio con Tardelli, la cui conclusione viene respinta oltre la linea da Marini. Buongiorno avvocato. Bene, grazie, buongiorno. Buongiorno presidente. Vedo che sta scambiando alcune idee con i Berti sulla partita. Beh, la partita, sai, Juventus-Inter è sempre una bella partita. È bello vincerla, pareggiarla, perdere, è sempre un grande classico. Per quanto riguarda questo primo tempo, visto i primi, è piaciuto molto? Moltissimo. Giocato aperto, con molte possibilità. Secondo lei come va a finire, avvocato? Di solito segniamo per primi e perdiamo. Stavolta abbiamo preso il gol per primi, speriamo nel contrario. Grazie, arrivederci. Previsione azzeccata, anche se l'avvio della ripresa evidenzia il forcing dell'Inter. Il palo è di Marini. Trapattoni esclude Rossi per Vignola e sceglie la carta del contropiede, mentre Rummenigge dimostra di non accettare il pareggio. L'Inter fa il Colonia e consente alla Juventus di esaltarsi nel gioco di rimessa. Boniek sigla il 2-1. Tardelli calza i panni di Platini, inventa un lancio perfetto e chiama Boniek al ruolo di equilibrista per resistere all'intervento di Baresi. La Juventus insiste. Ferri ferma Briaschi come può. La partita si chiude quando il quintetto Cabrini, Vignola, Boniek, Platini, Briaschi suona il concerto dei piedi buoni e confeziona il più esemplare dei gol, capitalizzando lo sbilanciamento avversario. Trapattoni dirige in piedi l'orchestra e assiste allo storico momento magico in cui forse il Verona abbraccia lo scudetto. Da questo orecchio Zenga, per ora, non ci sente,